Do il benvenuto e il buongiorno alla nostra ospite Giulia Ferracci. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Di chi stiamo per parlare, Giulia? Stiamo per parlare di una mostra che ospitiamo fino al 26 di gennaio al Maxi, il Museo di Arte Contemporanea del XXI secolo qui a Roma, e che presenta tre lavori inediti di un artista tedesco che si chiama Clemens von Wedemeyer. Ecco, qual è il tema principale di questa mostra? Quali sono, meglio, i temi di questa mostra? La mostra si muove soprattutto intorno al tema della memoria. Uh-huh. La memoria degli oggetti di scena all'interno del cinema e quindi dei props, la memoria di un episodio della storia dimenticato appartenente al 58, quando una serie di comparse erano state ingaggiate in modo di truffa da parte di un'associazione gangheristica per il film Ben-Hur, e fino ad arrivare alla memoria epica di Deucalion e Pirra, che sono i due personaggi epici presenti nel Metamorfosi di Ovidio. Tutta la mostra quindi si sviluppa intorno a ciò che resta della memoria e a come questa si manifesta e attraversa lo spazio virtuale del film e dei video che l'artista ha presentato, fino a raggiungere il nostro tempo presente per anticipare i prodromi del futuro. Ecco, quindi la memoria è il filo conduttore che lega tutti i vari aspetti di questo titolo così particolare, che rappresenta anche dalla sua definizione inglese, per esempio alludendo ai diversi significati tra i quali la produzione di sculture, casting a form, oppure il processo di selezione degli attori, appunto casting, oppure il gesto di lanciare, to cast a stone. Esattamente, sì. Nell'ambivalenza di questo titolo si aprono diversi mondi, che sono i mondi della narrazione di von Wedemeyer. Lui è riuscito ad andare in uno degli spazi dimenticati della storia del cinema, o che comunque sta per essere dimenticato. È un laboratorio attivo dal 1919 negli spazi degli studios di Cinecittà, quindi ancor prima che Cinecittà fosse costruita, e all'interno di questo laboratorio ci sono centinaia e centinaia di sculture, dal Gesù di Fellini a Cleopatra, moltissimi busti e ritratti, mani, piedi, utilizzati come sculture e oggetti di scena all'interno di film famosissimi, insomma, che hanno fatto davvero l'età dell'oro. Ispirato quindi a questo spazio che recentemente è stato chiuso, e quindi anche compiendo una riflessione sulla chiusura di una storia che è quella artigianale, l'artista ha indagato il tema della forma e quindi come la forma può essere plasmata. Infatti questo primo capitolo della mostra fa da eco al quarto, dove ci sono le sculture di Deucalione e Pirra, che ugualmente sono colte in un gesto che viene definito the cast, cioè nel lanciare una pietra. Si narra che Ovidio narrava che Deucalione e Pirra erano rimasti vivi dopo un diluvio voluto da Giove, da Zeus. Questi due coniugi rimasti vivi chiedono a Giove di morire perché la vita da soli non ha senso. Giove loro darà una pietra che, se scagliata alle spalle, originerà la nuova vita. E quindi queste sculture rappresentano la nascita di un nuovo mito all'interno del percorso espositivo, quindi della nascita di un nuovo popolo, e si riconnettono anche al terzo capitolo del film, che è sempre un the cast, ovvero il gruppo di attori scelti per l'interpretazione del film nelle comparse di cui accennavo poco prima, del 58, truffate per un fake engagement nel film di Ben-Hur. Gli attori scelti sono gli attivisti del Teatro Valle e attori. Loro proprio sono gli interpreti di una rivoluzione culturale che viene rappresentata dalla resistenza ai fenomeni politici in una formula nuova di autogoverno e organizzazione dei sistemi culturali.
Ecco, dal punto di vista pratico, che cosa deve aspettarsi l'ascoltatore che ci sta seguendo in questo momento, nel momento in cui entra proprio nell'area dedicata a Clemens von Wedemeyer? Nel senso, qual è la composizione della mostra? Abbiamo detto delle sculture, ma anche dei video proiettati. Sì, la mostra è basicamente organizzata in questi quattro capitoli. Il primo è una proiezione 3D, realizzata con un'altissima tecnologia e rappresenta la scansione tridimensionale dello spazio a Cinecittà di questo laboratorio di cui parlavo. E quindi si troverà immerso in questa, in questo grandissimo workshop all'interno del quale sono presenti migliaia di sculture. Il secondo capitolo della mostra è una timeline, ovvero sia sono 10 schermi video che si seguono l'uno all'altro con un ritardo di pochi secondi e che narrano la storia tra le sculture e gli attori dimenticati di film provenienti dalla seconda metà del Novecento. Il terzo capitolo della mostra, superata appunto questa battaglia muta tra oggetti e attori, è proprio l'interpretazione degli attori del valle relativamente alla storia del 58. E infine l'ultimo capitolo della mostra, il quarto, è Deucalion e Pirra, e quindi ciò che resta della materia e come il popolo possa nuovamente riorganizzarsi. Oh, molto bene. Allora io, per finire questo bel collegamento per il quale tu sei stata nostra ospite, io di ricordo ai nostri ascoltatori che la mostra The Cast sarà disponibile fino al 26 gennaio 2014. Vuoi ricordare dove possiamo vederla? Sì, certo, al Maxxi in via Guido Reni 4A, nella galleria 5 del museo, che è la galleria che si affaccia direttamente sul piazzale con la sua grande vetrata. Molto bene, quindi sono le ultime 2 settimane in cui possiamo godere di questo grande artista. Io ringrazio Giulia Ferracci, la curatrice di The Cast. Grazie a voi, A te. arrivederci. Voglio vivere così.